Buona giornata, buon giovedì, ben ritrovati per questa edizione di Mattina 24 Live. Stasera, anzi più che stasera, stamane, anticipiamo la nostra pagina della cultura perché c'è grande attesa per il ritorno a Cerignola nel Roggiano della compagnia filodrammatica dei Napoletani per Caso, che sarà protagonista da stasera e fino a domenica 26 febbraio della commedia in tre atti di Peppino De Filippo dal titolo Non è vero, ma ci credo. Dunque si tornano le risate, soprattutto le emozioni, con una delle compagnie più importanti della città ovandina, che da oltre un ventennio cavalca le scene, proponendo grandi commedie di Edoardo e Peppino De Filippo. Per citarne alcuni, Natale in Casa Cupiello, La Fortuna con la F maiuscola, un appuntamento che è fortemente aspettato da tutta la cittadinanza, tant'è vero che tutte le quattro serate sono praticamente sold out, tutto esaurito, quindi quattro serate da vivere tutte davvero di un fiato. Anche noi naturalmente ci saremo e ve la racconteremo nella migliore maniera possibile, cercando soprattutto di farvi vivere tante belle emozioni che vi racconteremo nel corso delle nostre edizioni del telegiornale. Andiamo avanti, entriamo anche nel vivo delle notizie di questa edizione. Si è tornati a parlare in terza commissione regionale a Bari sul tema della umanizzazione delle cure negli ospedali pugliesi. È stato sentito in audizione il Dipartimento regionale della Salute, che ha aperto alla elaborazione di linee per programmare e coordinare le ASL pugliesi. La ASL di Bari ha rassicurato la commissione. Ad oggi solo un posto da dirigente veterinario è vacante, mentre sono stati reclutati altri per implementare la pianta organica. Altro punto toccato ed approfondito: il soccorso preospedaliero regionale. Il tema prioritario è sempre la mancanza di unicità nelle linee guida, a differenza di altre regioni più virtuose. La necessità di valorizzare la figura dell'infermiere potrebbe servire anche alla riduzione dei tempi di attesa nel pronto soccorso ed ad evitare ingressi inappropriati. Il Dipartimento della Salute ha fatto sapere che l'argomento sarà esaminato attraverso un tavolo tecnico apposito. Spostiamoci adesso ad Andria Nell'Abate, dove è partita ufficialmente l'avventura della Fondazione ITS. Per i dettagli sentiamo Viviana Minervini, Teleregione. Andria sarà sede della Fondazione ITS Academy, che opererà nel settore dei servizi alle imprese con nuove tecnologie per il Made in Italy e il design, sviluppando e potenziando l'orientamento al marketing delle aziende nelle diverse filiere produttive. La fondazione è costituita per atto pubblico del notaio rogante Sabino Zinni e grazie alla presenza dei 32 soci fondatori e 40 soci partecipanti, tra cui l'Università degli Studi di Bari, IFOA e altri centri di formazione, Union Camere Puglie, Confcommercio. Tra i tanti gli istituti scolastici Colasanto e Carafa, Comune di Andria, l'ITS Pugliesi, la Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti di Trani, Banca Popolare di Puglia e Basilicata e altre aziende del territorio. Il fine ultimo, infatti, sarà quello di sostenere i processi di innovazione delle imprese, consentendo l'alternanza tra studi di approfondimento tecnico e lavoro in azienda, pari al 30% della durata dei corsi, con la possibilità di avere formatori qualificati non solo dell'università, ma anche del mondo del lavoro. I saranno le imprese o gli studenti che vorranno lavorare in imprese delle filiere classiche del Made in Italy, però con un taglio verso l'innovazione. Cioè la grande rivoluzione digitale non deve interessare solo le aree tecnologiche o le imprese .com o di tecnologia, ma sta permeando e costringe tutte le imprese, anche delle filiere tradizionali, pensiamo il tessile, abbigliamento, agroalimentare, calzature, eccetera, a innovarsi. L'ONU lancia l'allarme acqua e sempre a più rischio a causa dell'eccessivo sviluppo e del consumo vampirico. In un rapporto, l'Organizzazione delle Nazioni Unite mette in evidenza come la carenza di acqua stia peggiorando con l'imminente rischio di una crisi globale. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, il mondo sta ciecamente camminando su una strada pericolosa con l'insostenibile uso di acqua e il surriscaldamento climatico che stanno
drenando la vita, la linfa vitale della umanità. Il rapporto arriva in occasione della conferenza sull'acqua che si aprirà nelle prossime ore. Secondo il rapporto, circa 2 miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile, mentre 3 miliardi non lo hanno a servizi sanitari affidabili. Adesso l'economia, la Federal Reserve americana ha abbassato i tassi di interesse dello 0,2%, nonostante le tensioni sul mercato bancario, va quindi avanti nella sua battaglia e porta il costo del denaro in una condizione tra il 4,7 e il 5%. Il sistema americano è solido, dice il presidente della Fed Powell, però sono emerse serie difficoltà in un numero di piccoli banche, che però non mettono a rischio i correntisti. Abbiamo gli strumenti per proteggere i depositi e siamo pronti a usare tutti i mezzi a disposizione per mantenerne la sicurezza. È stata chiesta, scusate, eccoci qui, l'abbiamo intuito, comunque la notizia della Fed l'avete sentita, dicevamo, è stata chiesta una commissione di indagine politico-amministrativa per chiarire le responsabilità politico-giudiziarie sul caso Xylella. Apparsi in portavoce il gruppo consigliare alla regione di Puglia domani. Nell'avanzare la richiesta, i consiglieri hanno detto che i cittadini hanno il diritto di sapere chi ha lavorato a favore, facendo di tutto per applicare le misure di contenimento, e chi ha remato contro rendendosi complice del negazionismo e quindi della strage degli ulivi. Un argomento estremamente controverso, foriero della distruzione di molta parte del paesaggio uliveto pugliese. La contrapposizione inoltre ha prodotto gravi ritardi nell'attività di contenimento del batterio e di distruzione della popolazione dell'insetto vettore. Mattinata incandescente ieri nelle commissioni della Regione Puglia in merito alla questione rifiuti, dopo che era stata chiesta l'audizione dei vertici Ager ed Asseco destinati ad una fusione. Gli stessi si rifiutano di parlare davanti alle commissioni per parlare di come dovrebbe concretizzarsi il tutto ed anche la interlocuzione con le città pugliesi. La polemica ha fatto rizzare le orecchie al gruppo regionale di Fratelli d'Italia in Regione Puglia, sottolineando che nessuno dei nominati viene in commissione a confrontarsi perché nessuno ha la libertà di esprimersi direttamente, anche quando invece della SECO si sarebbero potuto utilizzare altre società municipalizzate per gestire gli impianti di smaltimento. Sopportano soprusi in silenzio, salvo poi venirsi a confidarsi con noi consiglieri regionali. Ed è proprio poi sui sindaci che ricade il peso del trasporto e smaltimento rifiuti e quindi della cattiva gestione, alla quale loro possono rispondere aumentando la TARI e quindi aggravando il bilancio familiare dei cittadini. La cronaca adesso: è affondata un'imbarcazione sul Gargano vicino Vieste in località Ponticello. L'allarme scattato alle 22 di mercoledì sera ha riguardato l'affondamento di un peschereccio di Manfredonia nei pressi di una scogliera. L'intervento è avvenuto attraverso i militari della Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima di Bari. Fortunatamente i due pescatori sono riusciti a raggiungere la riva e sono stati assistiti dal personale. Nonostante il grande spavento, erano in buone condizioni di salute. E adesso la pagina sportiva e il calcio: cominciano le qualificazioni europee per il campionato europeo del prossimo anno. La nazionale azzurra affronterà stasera al Maradona la formazione dell'Inghilterra dopo il trionfo europeo. Per Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e difensore della nazionale, una partita importante e ci vorrà tutta la spinta del Maradona. All'Inghilterra è una grande squadra, grandissimi giocatori, quindi l'abbiamo affrontata più volte, e nell'ultimo a San Siro abbiamo vinto, abbiamo fatto una grande partita, quindi dovremo dare tutto il massimo per partire subito in questo girone forte. Che manchi quello spirito di sacrificio, spirito di mettersi a disposizione del compagno. Come ho detto prima, magari anche i risultati hanno portato ad avere meno entusiasmo, perché quando non raggiungi, insomma, la qualificazione al mondiale ti lascia qualcosa, però adesso è passata, dobbiamo lasciare alle spalle, dobbiamo ripartire come siamo ripartiti l'ultima volta, e cercando di divertirci,
avere un ambiente dove si sta bene, dove ci divertiamo, perché quando un giocatore sta bene in un posto, sta bene insieme agli altri compagni, poi dà la spinta che può dare il Maradona. Io spero che ci sia la stessa partecipazione che c'è quando giochiamo con il Napoli, perché so cosa può dare quella gente, so che passione hanno, e quindi spero che ci sia un'atmosfera bella anche contro l'Inghilterra, perché ci può spingere a raggiungere il risultato importante. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, questa sera con Dentro la Notizia. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Grazie per l'attenzione e buona giornata.